Ricevo questa lettera di commento. Se sommiamo i primi 16 primi abbiamo 381. Se sommiamo i primi 15, carta dei tarocchi del diavolo, abbiamo 333, che è la metà di 666, numero della bestia. Cosa significa? Vediamo cosa significa la sommatoria dei primi 15 numeri primi che mi dici è 333. Non è vero, è 328. Ma vediamo che cosa indica e come io sia esattamente nel giusto. Quando rivelo che i numeri primi, nel loro valore sommario, sono proprio indicativi dei valori interi della dinamica. Vediamoli a mano che a uno si aggiunge l'altro. Il primo numero primo è il 2, e 2 è la velocità unitaria di 1 su 1, che implica non solo l'unità a numeratore, ma anche quella a denominatore del tempo. La somma dei primi due, 5, porta proprio alla presenza un mezzo del ciclo 10. I primi tre danno il ciclo 10. I primi 4 con 17 sono i quattro della realtà che portano a tutto il moto 7, quello curvo, quello del vincolo sferico, sommato al 10. Queste somme di fatto sono prodotti tra le potenze che hanno questi indici. La somma di indici corrisponde sempre al prodotto tra le potenze aventi quegli indici. Quindi 17 è 10 elevato a 10 per 10 elevato a 7, dove 10 elevato a 10 è la totalità e 10 elevato a 7 è tutta la dinamica di 10 al cubo in 10 elevato a 10. I primi 5, che sono quelli del tempo unitario, un mezzo del 10, rivelano di essere divenuta tutta la dinamica spazio-temporale, 7 come tempo, il triplo di 7, 21 come spazio, per cui 7 per 4, 28 è la realtà totalmente curva data dalla somma dei primi 5 numeri primi. Quando diventano 6, il 41 ha realizzato la presenza 1 di 10 più 30 dello spazio-tempo del ciclo 10 della presenza tempo più 30 della presenza spazio ed è dato dai 6 che sono tutti i versi o centripeti o centrifughi. Quando diventano 7 e 7 indica tutto il moto, quello sferico, il 58 che cos'è? È il complesso su base 2, il cui volume 2 al cubo è 8, che è presente in un'area avente i lati della presenza, che sono dati da un quarto di 100 ciascuno, 25 più 25, la cui somma è 50. Quando diventano gli 8, che sono tutto il valore unitario nel suo complesso dato da 2 al cubo, vediamo che la dinamica 7 ora interessa tutta la presenza 1 del ciclo 10, essendo 7 volte l'11
dato dalla presenza 1 del 10. Quando sono 9, e 9 è tutto il movimento dell'unità nel ciclo 10, noi nel 100 abbiamo la presenza 100, che è quella totale, è la base della nostra realtà, quando è 100 nell'area, ed è 100 anche nel flusso, tanto che 100% uguale 10 elevato a 4 ed è tutta la realtà. Ebbene, è il valore dato dalla somma dei primi 9 numeri, primi che nel 9 appunto sono tutto lo spostamento 1 nel 10. Quando abbiamo invece i 10 numeri primi, che indicano la totalità 10, ma è un valore essenziale 10, non è in atto, perché in atto sarebbe 11, ebbene, il valore sommario dei primi 10 numeri primi nel 129 rivela di essere l'unità presente in 130, e 130 è il 100 totale dell'area, data da 50 e 50, 30 è tutto il cubo di lato 10, 10 e 10, ma il 130 ha presente in se stesso l'unità che si toglie di mezzo. Infatti 10 è anche un valore privo della sua unità, perché se avesse la sua unità sarebbe 11. Quando noi consideriamo gli 11 numeri primi e quindi abbiamo aggiunto anche quello della sua unità, ecco che 160 rivela tutta la presenza dello spazio e del tempo, cioè il 100 più il 60 che è il tempo unitario nelle ore, nei minuti, nei secondi, nei terzi, laddove 16 è la carica della realtà 4x4 che si esprime interamente quando è nel ciclo 10. E per farlo occorrono la somma dei primi 11 numeri primi. Quando diventano 12 abbiamo un assetto totale dato dai 6 versi verso il centro, sommati ai 6 verso l'esterno, e in totale sono 12. Ebbene, abbiamo tutta la dinamica nel suo complesso, perché lo spazio a 3 dimensioni si ritrova dentro un'area di lato 100 e 100, in cui è presente come 3 e il suo movimento. Occupando 3 di quel piano si riduce a 197. Possiamo anche leggerlo come 19, che è tutto quanto il movimento di 1 in 20 che esiste nel ciclo 10 e che si carica di tutta la dinamica 7 nel flusso. Quando andiamo a vedere i primi 13, e 13 corrispondono al valore intero 1 e trino dello spazio 10 e del tempo della presenza 10 dello spazio e 3 dell'intera presenza tempo dello spazio, questo vale 13, la somma dei primi 13 numeri primi sono realmente tutta quanta la dinamica, e lo sono anche nella Terra, perché laddove nella Terra la curvatura 7 impone un calcolo in settimane, e ce ne sono 52 di settimane nella Terra, un quarto della presenza delle 52 settimane sono 13. Quindi 13 è il tempo della presenza totale. Ebbene, la vediamo questa presenza totale nel piano a lati 100 e 100,
il cui flusso 38 è totale del valore 40, che è quello veramente totale della realtà, data da 10 più 30, 40. Però quando 40 esiste in base all'unità del piano a lati 1 e 1, il piano a lati 1 e 1 presente in 40 riducono il flusso lineare totale a 38. Ecco che nel 238 c'è proprio tutto il flusso 38. 38 è alla base di tutti i giorni, di tutti i minuti primi che esistono in un giorno, perché 38 per 38, l'area costruita col 38, è uguale a 1444, che sono proprio i giorni siderali, non quelli di 144 decine, riferiti solo al Sole, ma quelli riferiti alle stelle fisse, che si caricano anche dei moti del Sole e della galassia in cui è il Sole, e in tale modo diventano 1444, il cui lato è 38. Quando con i primi 14, che sono 7 più 7, ossia la dinamica caricata della dinamica, e diventa l'area con la sua curvatura, abbiamo proprio la presenza totale di tutto quanto il flusso, perché l'area totale è data da 100 e 100, e sono proprio il 100 e il 100 che moltiplicati tra loro portano alla nostra realtà 10.000, il cui flusso 81 è lo spazio 3 alla dimensione 4 della realtà. Quindi vedete che quando abbiamo il 14° incremento, il 281 ha raggiunto proprio il flusso 3 elevato a 4 in tutto quanto solo il piano 100 e 100. Non è il piano dello spazio-tempo, è il piano solo nella sua presenza. Ebbene, quando aggiungiamo il 15°, poiché 15 è lo spazio 10, sommato al suo tempo un mezzo 5, e abbiamo proprio che il valore è divenuto nel 328, che cosa? È divenuto il flusso 7 per 4, 7 per 4 è 28, ma esso ora è il flusso totale 300, di un piano i cui lati sono la metà di 300, ossia 150. Ma 150 che cos'è? Tutta la realtà spazio-temporale data da 100 più 50. Quindi vediamo che quando siamo al 15° valore incrementato, noi siamo arrivati al piano 150, che esiste nei due valori, 150 e 150. 300, e il cui flusso è 7 più 3 volte 7, per cui la dinamica è divenuta spazio-temporale totalmente quando noi abbiamo raggiunto le 15 dimensioni. Quando diventano caricate del valore della realtà, c'è anche il movimento, e di fatto vediamo che il valore che esisteva al 14° valore sommatorio, ed era 281, si è caricato totalmente di 100. Non è più 281, ma 381. Significa che lo stesso flusso 81, che era quello di 3 elevato a 4, ossia dello spazio in tutte e quattro le dimensioni della realtà, ora non riguarda solo lo spazio,
che ha per lato 100 e 100, ma lo spazio caricato nel valore dello spazio-tempo, che ha un lato che non è più 100, ma 150, e sono due. 150 e 150 è 300, e il flusso è lo stesso di prima, 81. Quindi abbiamo visto che realmente è la sommatoria dei numeri primi che dispone totalmente dell'attuazione della dinamica poi raccontata con i numeri naturali. I numeri primi sono una sorta di nocciolo duro, una sorta di nocciolo atomico dei numeri naturali. E perché? E perché la nostra realtà è costruita tutta per divisione progressiva. Prima tenta di dividersi nel modo più semplice possibile per due, e fino a che è possibile che si divida per due, va avanti a dividersi per due. Quando non si può più dividere per due, attua dopo di essa la divisione per tre, fino a quando essa è possibile. Quando non è più possibile, attua quella per 5. Insomma, quando si attua la divisione per 2, sono tolti di mezzo tutti i numeri pari, perché la divisione prosegue a dividere sempre per 2, per 2, per 2, sintetizzandosi in una base 2 elevata poi al numero delle volte che accade la divisione. Questo processo è quello che genera in maniera ordinata la divisione, poi che si determina nella realtà, nel modo più ordinato che sia possibile. E quando noi andiamo a prendere il tempo unitario, che è evidente, è il figlio del Dio Padre. Nei numeri il Dio Padre unico è il 10. Ha infiniti figli decimali, ma uno solo è il primogenito. È il suo valore reciproco. Qual è il valore reciproco al Padre, se non quello del figlio unico primogenito? Perché se il Padre è unico, anche il figlio deve essere unico. Ma uno in ragione inversa dell'altro, che infatti se noi avessimo solo l'esistenza di un uomo senza figli non è padre. Chi rende padre un uomo? Il fatto intrinseco che abbia un figlio. Ebbene, ciò accade anche nei numeri. 10 su 1 è il padre di tutti i numeri. 1 su 10, il reciproco di 10 su 1, è il figlio unico, è il primogenito. Quando noi tutto ciò lo vediamo in modo in cui i numeri assegnano valori fondamentali di tipo religioso, ebbene abbiamo a questo punto che il numero diventa proprio il padre, che è in atto attraverso i numeri. E il numero è a immagine e somiglianza del Dio operatore, che operando con i numeri attua una realtà che poi porta all'universo quantistico realizzato per quanti. Ci pensa poi la ragione umana, la quale, avendo le stesse doti divine della immaginazione, capace di creare un mondo virtuale, come lo vediamo ogni notte attraverso i nostri sogni, quando la nostra ragione ha questo dono, lo applica non solo nei sogni, ma lo applica anche quando deve osservare quello che è stato dato come ripartizione proprio dal calcolo di un decimo diviso
per la sequenza di tutti i numeri primi, ossia di 0,1 diviso 0, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53. Quando è fatta questa divisione, abbiamo che i primi 15 fondamentali risultati sono 0, 42, 42. E 42, 42 sono proprio la radice quadrata di 0,180 gradi di angolo piatto, uguale 0,4242. Il valore che segue è 481. Vedete, quella sequenza che noi abbiamo visto qui, 281, 381, si carica ancora di 100. E diventa 481, poi segue 100 a dimostrare che tutto quello che visto prima esiste in funzione di 100. E quando siamo arrivati a quel punto, con le cifre 42, 42, 4, 8, 100, abbiamo 9 cifre che sono tutto quanto il movimento. In Bibbia sono descritti questi, in Bibbia, attraverso i valori cabalistici, perché 42 è il valore cabalistico di Esaù, 42 è il valore cabalistico del suo gemello, Giacobbe. Messi insieme formano il nome Gesù, con G, la prima di quel secondo che assume il primato della sua G. E si mette prima di Esaù senza il primato della A e rimane Gesù. Gesù vale 48. È proprio il 48 che segue il 42, 42. E poi c'è 100. Dio nel valore del piano 100%. Quando abbiamo raggiunto questi valori qui, cessa la descrizione fatta in Genesi 25, ma andiamo a recuperare immediatamente quella fatta attraverso la vita assegnata al primo uomo, ad Adamo, cui fu data la vita di 930 anni, perché tolto di mezzo questi che sono a immagine e somiglianza di Dio, ora comincia tutta la serie dinamica della creazione degli uomini a immagine e somiglianza di Dio. E quindi, dopo i primi 9 valori in cifre, ecco che vengono che cosa? Proprio i valori legati al primo nella sua vita, Adamo, 930 anni, e dopo di lui viene quel secondo figlio che era perfetto e si chiamava Abele e valeva nella sua nomenclatura di Abele il 23, ossia come il primo e il secondo dei numeri primi. Questo è il valore cabalistico esatto, perfetto di Abele. E caricato del valore divino era per 10, era 230. Ed eccolo che viene in fondo proprio Abele, ma Caino lo ucciderà. Insomma, la Bibbia sta descrivendo delle verità che ci sono trasmesse dagli uomini del futuro, che con l'entanglement quantistico hanno riempito l'universo di quell'onda che a noi sembra l'eco del Big Bang, ma in effetti sono notizie presenti in tempo reale, che sono leggibili in ogni tempo, in ogni luogo, perché non viaggiano frenate dalla velocità della luce e dunque sono estese ovunque. Nel passato ci furono dei profeti
e dei poeti ed altri che avevano le antenne, le orecchie giuste per cogliere quello che i fisici stanno cercando di cogliere, creando le loro antenne, mettendosi in una condizione fisica per captare onde fisiche. Ma queste sono verità raccontate in tempo reale e poi trascritte sulla Bibbia.